Grande rammarico sicuramente per questa, che possiamo dire, un'occasione sprecata, uno scontro diretto in casa. Il Brindisi ieri gli avevate detto, no, anche in maniera sporca, brutta, doveva conquistare i tre punti. Negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora di gara, il Brindisi sicuramente ci ha provato, un atteggiamento un po' diverso nella ripresa, ma forse un po' troppo poco per quello che serve al Brindisi. Sì, è vero, troppo poco, perché abbiamo regalato un tempo al Costa d'Amalfi. Il primo tempo non abbiamo giocato per niente, abbiamo lasciato troppa iniziativa a loro, troppo lenti noi, macchinosi, poche verticalizzazioni, abbiamo giocato molto in orizzontale, troppo prevedibili, la squadra avversaria si è messa a due dietro in della palla, quindi è difficile trovare un po' gli spazi giusti. Il secondo tempo abbiamo accelerato un po' la manovra, abbiamo verticalizzato di più, usciamo da una zona, andavamo dall'altra parte, cerchiamo di creare 2 contro 1 sempre in fascia e abbiamo creato qualcosa in più, però ritengo che alla fine non sia tanto per poter dire che questa gara potevamo vincere. Resta il rammarico chiaramente di quel gol annullato. Ecco, anche sotto l'aspetto caratteriale di atteggiamento la squadra non è sembrata così determinata, soprattutto nell'approccio alla gara. Più volte è stato detto che ci può essere un problema mentale, c'è ancora in questo momento un problema mentale? Ma se ci stiamo problema mentale, questi giocatori è meglio che cambino città, perché insomma lo sappiamo benissimo, io sono venuto qua e il discorso mentale io l'ho messo da parte, perché qua bisogna salvarsi, bisogna fare i punti. Se non ero in grado di poter andare avanti con questa squadra in questa città, lasciavo tutto e me ne andavo. Io sono venuto perché io voglio salvarmi, e i calciatori che stanno qui devono dare l'anima, devono dare tutto dal primissimo secondo. Chi non ha quella voglia di voler lottare su tutti i palloni è meglio che va via da Brindisi. Noi, l'ho sempre detto e ripetuto, noi stiamo analizzando tutti, la società è sempre vigile sul mercato, però è anche vero che non c'è tanto sul mercato, quindi con questi calciatori dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di trarre il meglio da questi calciatori. Sono state fatte le cose negativissime nel primo tempo, come l'ho detto eravamo nulli, perché insomma quando una squadra vuole vincere in casa deve dettar legge, deve cercare di attaccare gli altri, invece abbiamo lasciato il pallino in mano a loro. Eravamo lunghi, non reattivi, sulle seconde palle ci arrivavano sempre loro, e a quel punto quando concedi tutte queste situazioni alla squadra avversaria è chiaro che loro qualche occasione poi l'avranno anche avuta, mischia, non mischia, qualche occasione l'avranno anche avuta. Nel secondo tempo siamo stati molto più veloci nell'interpretare la situazione tattica e abbiamo creato qualcosa in più, li abbiamo praticamente messi là dietro. Loro nel secondo tempo hanno fatto poco, quel poco che hanno fatto potevano essere pericolosi, perché insomma delle ripartenze loro erano veloci, lo sapevamo che Costa d'Amalfi è una squadra che difendevano in tanti, e poi appena conquistavano palla ripartivano con queste punte veloci in profondità e ci potevano creare qualche grattacapo.